benvenuti a un nuovissimo episodio di Cinema d'Autore, la mia nuova rubrica che vuole parlarvi di tutto quel cinema che sta nel mezzo, né eccessivamente amato né eccessivamente odiato, anche perché per quest'ultimo, come sempre vi ricordo, abbiamo il mio manifesto del cinema trash che cerca di redimere tutte quelle pellicole assolutamente stuprate. Oggi, e anzi col primissimo ciclo di Cinema d'Autore, composto per l'appunto di 4 video di cui questo è il terzo, parliamo del cinema di Eli Roth, in qualità però di regista. Grazie anche a questo piccolo ma meraviglioso dono che Shutter Edizioni mi ha fatto, ovvero l'ultimo libro di Federico Tadolini, intitolato appunto Horror Fever, e che mette al centro dell'attenzione appunto la cinematografia dell'Eli Roth, non solo come regista, ovvero non solo dell'argomento di cui parliamo qua nei miei video, ma anche in qualità di produttore e attore in parte, perché appunto la personalità di Eli Roth è un qualcosa di assolutamente poliedrico nel mondo del cinema, e questo lo rende sicuramente uno dei cineasti di genere più importante del momento. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo gentilmente di mettere un bel seguito al mio canale per sostenere questo progetto, ovvero Ivan Please Cinema, non per atto di egocentrismo o altro, ma perché voglio cercare di darvi sempre più contenuti, anche più di uno appunto alla settimana, e se abbiamo una buona mole di follower questo mi viene molto molto più semplice. Poi chiaramente potete fare anche il magico triplete di condivisione, commento e like, che male non fa, anzi mi farebbe molto molto felice e mi aiutereste per l'appunto ad aumentare la cerchia di follower. Ora però ciancio alle bande, perché siamo qua per parlare di un film particolarissimo appartenente al genere dei cannibal movie. Pensate, un genere nato e morto nel secolo scorso, di brevissima durata, si ipotizza appunto che vada dal 1972 al 1985, quindi poco più di 10 anni per l'appunto, un genere molto molto amato da Eli Roth come vedremo nel corso del video, e il film di cui parliamo oggi non poteva che essere The Green Inferno, uscito nel 2013 al Toronto International Film Festival. Avete capito bene, questo film esce per la prima volta nel 2013 al Toronto Film Festival International, però i più attenti di voi sapranno benissimo che in realtà questa pellicola arriva in sala soltanto nel 2015, perché dovete sapere che tutto questo film è un enorme development hell, dove per development hell si intendono quei progetti che hanno una vita talmente terrificante e infernale che prolunga per tantissimo tempo la fase di progettazione prima di riuscire a giungere a compimento. La pellicola parte già molto male, perché Eli Roth è costretto ad autofinanziare parte delle riprese, in quanto buona parte dei finanziamenti tardano tantissimo ad arrivare. Questo perché in realtà si tratta di un film molto particolare e molto difficile da realizzare, sia da un punto di vista commerciale, perché il cannibal movie, ragazzi, parliamoci chiaramente, era morto e sepolto da più di 40 anni. Il secondo aspetto invece è che quest'opera è girata per buona parte nella foresta amazzonica, tra le nazioni del Cile e del Perù, quindi capite, un qualcosa di molto molto importante e difficoltoso da fare. Un elemento molto importante della pellicola e a cui Eli Roth era molto molto attaccato era il poter girare tutto il film in un vero villaggio indigeno dell'Amazzonia, e se questo a voi può sembrarvi un'assurdità, in realtà non lo è affatto, perché riprende determinati stilemi documentaristici dei vecchi cannibal movie e, comunque detto ciò, anche guidati da Gustavo Sanchez, appunto esperto di Amazzonia e produttore dei diari della motocicletta, riusciranno ad approdare in un vero villaggio appunto di indigeni lungo le sponde del Pongo Aguirres, fiume appunto che corre nel corso dell'Amazzonia. Tra l'altro questo fiume ha un nome molto importante, ovvero Pongo Aguirres. Mi fermo soprattutto sulla parola Aguirres perché è questa che proviene appunto da un vecchio film girato nel 1972 da Herzog, intitolato Aguirre Furore di Dio. Questo film anch'esso ebbe una vita assolutamente infernale, e si racconta appunto, ma ha più l'odore della leggenda, che Herzog dovette trovarsi a minacciare più volte l'attore protagonista, ovvero Klaus Kinski, con cui lavorò per tantissimo durante la sua carriera, con un fucile. Quindi capite, cose assolutamente terribili, ma davvero le situazioni meteorologiche di quella fascia di territorio sono molto molto complesse da gestire, soprattutto per chi non è abituato, con piogge frequentissime e un caldo assolutamente atroce. Girando quindi per il Pongo Aguirres, la nostra equipe cinematografica riesce quindi a trovare un villaggio. Questo villaggio è molto molto piccolo, però gli indigeni si dimostrano subito molto accondiscendenti a collaborare con l'uomo bianco, tra virgolette. Tra l'altro, e anche qui ha più il sapore della leggenda che non della verità, si racconta che una volta arrivata la troupe in questo villaggio,
appunto gli indigeni non sapessero minimamente cosa fosse il cinema e i film in generale. E questo in realtà ci sta tutto. La leggenda arriva dopo, quando si racconta che l'Airot, per fargli conoscere appunto l'arte cinematografica, montò un proiettore e fece veder loro l'unico film che poteva convincere ad andare avanti col progetto, ovvero Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, un film di cui parleremo tra poco, assolutamente spietato e violentissimo, che però si racconta sempre a mo' di leggenda che gli indigeni trovarono assolutamente divertente, fin tanto da ridere. Quindi non entriamo troppo in questo discorso, perché non so dove sta la verità. Una volta trovato il villaggio e convinti gli indigeni appunto a partecipare a quest'opera cinematografica, gli scenografi si misero subito al lavoro, comandati da Marici Palacios, che insieme a una piccola parte della troupe vissero all'interno del villaggio per ben 3 settimane. Tant'è che si racconta proprio che gli indigeni trovarono talmente simpatiche, si affezionarono talmente tanto alla figura di Marici Palacios, che quando dovette andarsene appunto perché aveva concluso il suo lavoro, gli vollero regalare un neonato di 2 anni. Sì, avete capito bene, un bambino di 2 anni, chiaramente vivo e vegeto. La Marici rifiutò cordialmente questa gentilissima offerta, e questo dà ancora più l'idea di quanto in realtà quei cannibal movie del passato, ma anche questo del presente, di cui tra poco parleremo più nell'approfondito anche per quanto riguarda la trama, raccontassero degli scontri di civiltà assolutamente reali. Ma arriviamoci per tempo. Una volta concluso il lavoro della scenografia, quindi sistemate tutte le teste mozzate sulle picche, tutti gli scheletri in giro per il villaggio e pittati di rosso, comunque colorati, tutti i membri indigeni di questo paese, beh, cominciano finalmente le riprese. Cominciano le riprese e lungo la riva del Pongo Aguirre arrivano 2 missioni di cristiani. I cristiani, vedendo appunto questo villaggio ricoperto da cadaveri che, seppur finti, erano fatti appunto assolutamente bene, cominceranno a porsi delle domande, a essere terrorizzati, tant'è che cominceranno anche a cantare a squarciagola cori religiosi per combattere il demonio che si era impossessato di questo villaggio indigeno. Parte della troupe cercherà di rassicurare queste missioni di cristiani, che però, una volta saputo del film, non se ne andranno più tranquilli, ma cercheranno di sabotare la pellicola di Eli Roth. A questo punto succede l'imponderabile. Roth comincia a riprendere la scena per cercare appunto di inserire anche dei contenuti extra e per fare anche un po' un diario di bordo di questo film, ma gli indigeni si arrabbieranno notevolmente con questa missione di cristiani, allontaneranno il regista e la troupe per occuparsi loro di questi invasori e li cacceranno quasi in modo violento, tant'è che Eli Roth e la troupe furono davvero preoccupati che le cose potessero mettersi male. Concluse le riprese, quindi, con problemi finanziari, problemi geografici, problemi cristiani e quanti più problemi potete sommare, finalmente il film è pronto al montaggio. Viene montato, viene dato alla casa di produzione e distribuzione, che era la World View Entertainment, capitanata in quel periodo da Christopher Woodruff, e qua succede l'ennesimo casino. Nel 2014 infatti Woodruff lascia di colpo l'azienda, si pensa in realtà per avvenimenti abbastanza loschi nella rendicontazione, ma non entriamo troppo in questo discorso, e affiderà tutta la baracca alla poverissima Molly Connors, che si troverà tra capo e collo una quantità di progetti assolutamente incredibile, tra cui, non meno importante, anzi veramente fondamentale per la storia del cinema di quel periodo, Birdman, che esce proprio distribuito dalla World Wide. Birdman non ha problemi di distribuzione ed esce subito nel 2014. Tutti gli altri progetti però, che erano in gestazione e in via di uscita, vengono bloccati dalla Connors per poter essere ricontrollati e ripiazzati sul mercato cinematografico. Per questa ragione appunto il buon The Green Inferno non uscirà appena dopo il Toronto Film Festival, ma appunto 2 anni dopo, ovvero nel 2015, e in Italia arriva anche grazie all'aiuto di Koch Media e della buon vecchia Midnight Factory. Ma ora entriamo un attimo più in profondità nella pellicola e non tanto né dietro le quinte, e parliamo innanzitutto della trama del film. Justine, giovane studentessa del college, nonché figlia di un avvocato delle Nazioni Unite, viene coinvolta in questo gruppo di attivisti studenteschi capitanati da Alejandro, interpretato da Ariel Levy. La missione di questi attivisti è quella di andare nell'Amazzonia peruviana e fermare il disboscamento che sta avendo luogo e che mina alla vita non soltanto della fauna locale, ma anche delle tribù indigene che abitano quei luoghi.
luoghi. Per fermarla decidono di incatenarsi intorno a degli alberi, intorno alle ruspe, e riprendere tutto coi cellulari collegati via satellite appunto, e quindi a internet. Ma qua l'amara sorpresa per Justine: il gruppo l'ha strumentalizzata in quanto figlia di un avvocato delle Nazioni Unite, e quindi riusciranno nel loro intento, però mettendo quasi a repentaglio la vita della povera Lorenza Izzo. Di ritorno da questa missione vittoriosi ma con l'amaretta di Justine, l'aereo su cui stanno volando ha un guasto e cade nel bel mezzo della giungla. Qua il gruppo di ragazzi, che non è stato ucciso totalmente appunto dalla caduta dell'aereo, viene in parte trucidato da una tribù indigena antropofaga, quindi di cannibali, e i restanti membri sopravvissuti vengono portati nel villaggio di cannibali, in cui subiscono le peggiori sevizie possibili, tra cui c'è anche un rischio di infibulazione. Ora chiaramente mi fermo qua con la trama e andiamo un attimo ad analizzare quali sono stati anche i punti cardine che hanno ispirato il buon Eli Roth. Come abbiamo detto anche nei video precedenti, appunto alla base della poetica di Eli Roth ci sono tre elementi fondamentali, che sono l'ironia, la violenza, ma soprattutto la rielaborazione. E quest'ultimo punto in questo film, come vi dicevo, è assolutamente importante, e lo stesso Eli Roth non fa segreto di questo, perché nei titoli di coda del film inserirà le sei pellicole del cinema cannibalico che più l'hanno ispirato, e sono tutti film italiani e assolutamente bellissimi da vedere. Questi sei film Eli Roth ce li ordina dal sesto al primo nei titoli di coda. Questo per farci capire quali siano stati i film che più l'hanno ispirato e nell'ordine quali siano stati i più importanti e meno importanti. Alla base di questa piramide, quindi al sesto posto, abbiamo Nudi e Selvaggi del 1984 di Tarantini, uno degli ultimi film in realtà che andrà quasi a chiudere il genere cannibalico italiano. Poi abbiamo La montagna del dio cannibale del 1978 di Sergio Martino, nel 1977 Emanuele e gli ultimi cannibali di Gio D'Amato, poi Ultimo mondo cannibale del 1978 di Ruggero Deodato, Cannibal Ferox di Umberto Lenzi del 1981 e per ultimo, ma non di importanza, anzi il più importante di tutti, Cannibal Holocaust del 1980 di Ruggero Deodato. Ora, di tutta questa enorme mole di film, sono sei, ma in realtà ce ne sono molti molti di più, anche di questi stessi registi ne hanno girati solitamente almeno una trilogia ideale, io andrò a parlarvi di tre film presi da questa lista, ovvero i primi tre, togliendo chiaramente i doppioni degli stessi registi, quindi Cannibal Holocaust dell'80 di Ruggero Deodato, Emanuele e gli ultimi cannibali del 77 di Gio D'Amato e Cannibal Ferox di Umberto Lenzi dell'81. Prima di entrare però nello specifico di questi tre film, parliamo brevemente dei cannibal movie, un genere iniziato grosso modo nel 1972 con Il paese del sesso selvaggio di Umberto Lenzi, che di fatto è il padre del genere, titolo che in realtà poi passerà nel 1980 a Ruggero Deodato, quando firmerà il capolavoro di genere, quindi il manifesto dei cannibal movie, ovvero Cannibal Holocaust. Ci sarà sempre una diatriba tra Lenzi e Deodato, di cui adesso non andremo a parlare, molto importante su chi ha dato inizio a che cosa. In realtà, a livello fattuale, è Lenzi con il film del 1972. Questo genere si concluderà, grosso modo, chiaramente nel 1985, con il film di Garriazzo, Schiave bianche in Amazzonia. Film assolutamente spompatissimo, come spompatissimo è ad esempio il film Nudi e Selvaggi del 1984 di Tarantini, inserito nella lista dei sei di Eli Roth. Ci sono comunque diversi elementi che accomunano tutte queste pellicole, prima tra tutti l'incontro-scontro tra civiltà differenti. Abbiamo solitamente sempre questo gruppo di bianchi che arriva da queste popolazioni indigene amazzoniche solitamente per impartirgli la civiltà a suon di violenza, per scoprire alla fine che in realtà i più civili sono forse gli indigeni. Elemento questo visto attraverso lo specchietto del cannibalismo. Cannibalismo che in realtà è molto spesso una metafora di questo gruppo di bianchi che vuole inglobare in sé, quindi mangiare tutto ciò che ritiene sbagliato all'interno del mondo. Ora sto facendo un discorso molto generale, chiaramente ogni pellicola farà suo questo argomento del cannibalismo in maniera assolutamente differente. Altro elemento importante e cardine è quello del sesso, e in generale
parlare dell'ambiguità sessuale di cui erano ammantate tutte queste popolazioni indigene ed esotiche. Era chiaramente un pregiudizio che però faceva vendere molto al botteghino, tant'è che, se ci fate caso, nei film degli anni 80, anche negli horror normali, urbani, c'è sempre almeno una scena di nudo, se non integrale, quasi. Quindi capite che comunque un po' di fanservice serviva. Era comunque in questo caso veicolato proprio dalla lente dell'ambiguità sessuale delle popolazioni indigene. Ultimo elemento, ma non di importanza quanto in realtà di truculenza, è l'uccisione di tantissimi animali, perché ebbene sì, in molti di questi film venivano davvero trucidati una quantità di bestie incredibile. Questa è una cosa veramente molto triste, erano altri anni e questo non vuole andare a redimere completamente queste produzioni. Tutto questo era veicolato molto molto bene, lo dico con amarezza, e dava un messaggio molto molto forte alle masse che guardavano il film. E ancora oggi, riguardando queste determinate pellicole, mi riferisco ad esempio a Cannibal Holocaust e Cannibal Ferox, di cui parleremo tra poco, gli ammazzamenti di animali sono talmente ben integrati all'interno delle scene da far sembrare tutto degli veri e propri snuff movie. Tant'è che Ruggero Deodato con Cannibal Holocaust rischierà anche il carcere, non tanto per aver ucciso gli animali, quanto proprio per aver fatto un film talmente più vero del vero da sembrare vero. Andiamo adesso a parlare di quelle tre opere di cui vi accennavo poc'anzi, in ordine cronologico, in modo da non dare importanza più all'una che all'altra, anche perché tutte e tre contengono elementi che ritroviamo paro paro all'interno del film di Eli Roth. Il primo che andiamo ad analizzare è uscito nel 1977 ed è Emmanuel e gli ultimi cannibali di Joe D'Amato. Questo film fu scritto da Luigi Montefiori, sceneggiatore che collaborerà tantissimo col buon Joe D'Amato, creando insieme a lui alcuni dei capolavori di questo regista, tra cui mi riferisco ad esempio alle Notti erotiche dei morti viventi, Porno Holocaust, Antropophagus, Buio Omega. Davvero i film più apprezzati di questo regista sono passati dalla lente di Luigi Montefiori, che però in questo caso non è accreditato nei titoli di coda e di testa. Questo film rientra nel filone delle Manuel Nere, ovvero questa reporter interpretata da Laura Gemser che va ad indagare, a fare inchieste, potremmo dire, nei luoghi più violenti e tetri della terra. Di Emmanuel avevamo già parlato nel video di Hostel, quindi nel video precedente, perché Eli Roth ancora una volta prende spunto da un film di questa saga, ovvero Emmanuel in America, in cui si parla di snuff movie. Emmanuel invece e gli ultimi cannibali, ovvero il film di cui ci occupiamo oggi, parla di tematiche diametralmente opposte, ma in realtà molto molto vicine a quelle, perché la violenza ancora una volta è al centro della scena. Emmanuel conduce la sua inchiesta nel Matto Grosso per trovare questo gruppo di cannibali e scoprire il motivo delle loro azioni. Qua chiaramente verranno tutti abbondantemente trucidati fino a quando Emmanuel non risolverà la situazione. È un film di una violenza incredibile, ma la cosa che a noi interessa in questa pellicola è il discorso del reportage, perché con Emmanuel Nera, quindi con l'intera saga, ma con questo film in particolare, Joe D'Amato dimostrerà tutto il suo amore per i mondo movie, quindi il genere inaugurato da Jacopetti e Prosperi, che mette al centro della scena appunto queste inchieste farlocche e sensazionalistiche che mirano a sbalordire il fruitore. Ed Emmanuel negli ultimi cannibali, con le sue scene altamente violente e sanguinolente in puro stile Joe D'Amato, che ricordiamo essere anche un grandissimo direttore della fotografia e che grazie a questo crea delle pellicole che sembrano davvero reali, degli snuff movie in tutto e per tutto, questo film è davvero ancora oggi molto sconvolgente, ed Eli Roth sicuramente da esso riprende la componentistica del reportage, quindi del film girato a modo documentario. Inoltre Emmanuel, con tutta la sua saga, ma con questo film nello specifico, porta al culmine il discorso del softcore, quindi dell'elemento sessuale all'interno del cannibal movie, in quanto appunto la dose di erotismo, come in buona parte dei film di Joe D'Amato, è a concentrazioni elevatissime. Chiaramente questo Eli Roth non l'ha ripreso in toto, anche perché sennò il film sarebbe stato vietato ai minori di 96 anni e non ai minori di 18, come in realtà già è. Nel 1980 esce un capolavoro, questo capolavoro si chiama Cannibal Holocaust ed è diretto dal regista Ruggero Deodato. L'idea di questo film e la paternità è in realtà molto combattuta ancora oggi, e si scontrano spesso Ruggero Deodato e Gianfranco Clerici, che si dice aver scritto la sceneggiatura e aver in realtà dato l'idea al film. Lo stesso Gianfranco Clerici ci dirà che la pellicola è stata ispirata da un fatto di cronaca realmente accaduto, ovvero dalla scomparsa del figlio del senatore americano Nelson Rockefeller, ovvero Michael, che sparisce completamente nella giungla nel 1961 per venire poi dichiarato
dichiarato morto nel 64. Da questo fatto di cronaca, Clary ci scrive una sceneggiatura in cui vuole mettere alla berlina l'attività mediatica di tutto il mondo, in quanto ritiene che giornali e telegiornali siano i veri portatori di scene horror, potremmo dire, o comunque molto molto violente, nelle case di tutti, mentre invece i film particolarmente violenti e gore vengono censurati e completamente proibiti in molti paesi. Questa è una cosa molto vera che ancora oggi capita, ma non entriamo troppo in questo discorso. Terminata la sceneggiatura, Clerici la pubblicherà sul Variety per capire se il film può avere una risonanza di pubblico. La risonanza di pubblico c'è, benché limitata in alcune zone del mondo. Si decide quindi di partire con le riprese. Viene tutto affidato nelle mani di Ruggero Deodato, che dopo una settimana di riprese si vede cestinare tutto il girato. Infatti, appunto, il lavoro che aveva eseguito viene assolutamente odiato da Clerici e da parte della produzione, che vuole un qualcosa di più verace, di più vero. E qua il lampugino di Ruggero Deodato, che, ricordandosi appunto dei Mondo Movie, ancora una volta, di Jacopetti e Prosperi, trova l'idea giusta per creare un film assolutamente memorabile e dare vita a un genere che è stato poi molto sfruttato nel corso degli anni, ovvero il mockumentary. Deodato dividerà proprio il film in due parti, che avranno due nomi differenti: la prima parte intitolata The Last Road to Hell, la seconda parte invece The Green Inferno, da qua appunto il titolo del film di Eli Roth. Differenza tra queste due parti è in realtà l'utilizzo di una pellicola differente. Per la prima si utilizza un 35 mm, quindi di ottima qualità, per la seconda un 16 millimetri che Ruggero Deodato stesso riga con diverse chiodi e viti per dare un effetto più veritiero. Questo perché il film è appunto spaccato in due. Nel primo pezzo abbiamo questi esploratori che vanno appunto in territorio amazzonico per ritrovare una troupe scomparsa. La seconda parte del film è invece tutta dedicata alla troupe scomparsa, che è andata in Amazzonia per fare teoricamente un'inchiesta, un documentario sulle popolazioni indigene, mentre invece va in questi luoghi soltanto per portare caos e violenza. Il film dovete guardarlo perché è assolutamente di una spietatezza e con degli effetti speciali che ancora oggi sconvolgono. Al suo interno diversi ammazzamenti di animali, purtroppo resi molto noti, tra cui quella del maialino fucilato, della tartaruga decappottata, insomma delle cose davvero atroci e stomachevoli da vedere. E Eli Roth ci racconta in tantissime interviste però di aver conosciuto questo film quando era soltanto un ragazzino, di aver pensato tra l'altro sul subito si trattasse di uno snuff movie, quindi di vere uccisioni, e di essersene quindi innamorato alla follia, non perché erano morte delle persone, ma perché quando poi ha capito che era tutto finto, si è reso conto che lì c'era un'arte e un modo di fare cinema che era avanti anni luce anche rispetto a quello che facciamo oggi, e proprio da questo si ispirerà per il suo film, tant'è che darà proprio il nome The Green Inferno per la seconda parte di questa pellicola, seconda parte tra l'altro assolutamente memorabile e di mockumentary puro. Da questa pellicola sicuramente Eli Roth farà tesoro per l'utilizzo del dualismo nel film, quindi avere una prima parte più tranquilla, più agevole, in cui i personaggi vengono presentati come i buoni, e una seconda parte in cui invece c'è un ribaltamento di scene, di inquadratura, in cui invece i personaggi principali, quindi ad esempio il capo attivista interpretato da Ariel Levy, diventerà un meschino bastardo. Differenza però tra le due è il fatto ad esempio che il cannibalismo in Cannibal Holocaust è soltanto una metafora di questo mondo bianco che prende il sopravvento, come vi dicevo appunto poc'anzi, mentre invece nel film di Eli Roth il cannibalismo c'è perché la tribù è cannibale, antropofaga al 100%. Ultimo ma non di importanza, il Cannibal Ferox del 1981 di Umberto Lenzi. Questo film chiude la trilogia cannibalica di Lenzi, iniziata nel 1972, come vi dicevo, col Paese del Sesso Selvaggio, portata avanti nel 1980 con Mangiati Vivi e chiusa proprio con questi film. Film che Umberto Lenzi odiava nominare durante le interviste o quant'altro, perché erano film che aveva fatto per scopo alimentare, quindi per sopravvivere, non entreremo in questo discorso, quanto nel fatto che all'interno del film la trama è votata solo e unicamente all'inserimento di più scene violente possibili. Questo perché chiaramente è un film finale, conclusivo, quello che Lenzi doveva dire l'aveva già detto, ora voleva mettere in mostra tutta la cattiveria e la violenza che queste tribù potevano portare a questi invasori bianchi, e in questo film appunto di Lenzi questi personaggi bianchi che arrivano in queste popolazioni indigeni arrivano solo e unicamente per fare devastazione e distruzione, presentati come personaggi assolutamente squallidi e irritanti, alla loro morte
ovviamente chiunque guardi il film è assolutamente contento, proprio come è contento in Cannibal Holocaust. In realtà siamo tutti delle pessime persone? Sì, la risposta è sì. Tutta questa violenza è aiutata da un direttore degli effetti speciali d'eccezione, ovvero Gino De Rossi, effettista molto molto bravo dell'epoca, che lavora tra l'altro tantissimo con Gio D'Amato e che riesce a dare una veridicità a questa pellicola e alle scene gore e splatter assolutamente stomachevole e terrificante. Anche qua abbiamo delle scene in cui gli animali vengono uccisi, ahimè, cosa assolutamente terribile, però questo film è accomunato al film Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, in cui per l'appunto queste scene di ammazzamenti di animali sono integrate molto bene con il resto della scena, delle scene. Quindi ad esempio non abbiamo gli indigeni usciti di fresco dalla lavanderia, ma sono appunto sporchi, è tutto molto veritiero, molto terribile, arrabbiato, pieno d'ira, cioè davvero film spietati in tutti i sensi e anche nella mise en place. Da questo film chiaramente Eli Roth riprende le scene di ultraviolenza, scene di ultraviolenza che riesce a fare molto molto bene, anche perché anche lui, come il buon Umberto Lenzi, ha un grandissimo truccatore ed effettista, ovvero Greg Nicotero, di cui abbiamo già parlato nei video precedenti, appunto discepolo di Tom Savini, che ha cominciato proprio con Day of the Dead di Romero, per poi lavorare a opere clamorose come La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre di Sam Raimi, Pulp Fiction, e davvero chi più ne ha più ne metta. In ultimo non si può che fare anche un accenno sull'ironia, ovvero terza parte di quegli elementi fondamentali e fondanti la poetica di Eli Roth, oltre alla violenza e la rielaborazione di cui abbiamo già ampiamente parlato. L'ironia di Eli Roth proviene da scene come i cannibali completamente fumati di erba o una delle protagoniste che defeca spruzzo. Ora qua non mi voglio soffermare più di tanto, ma sicuramente nella lista dei 6 film cannibalici da lui citati, quello che contiene più ironia e più scene di commedia divertenti è sicuramente Nudi e Selvaggi di Tarantino del 1984. Questo perché Tarantino, tra le tante cose, era anche un ottimo regista e mestierante di commedia sexy, quindi chiaramente ha filtrato parte della sua comicità anche nella sua opera cannibalica. Con questo, ragazzi, si conclude il terzo video di cinema d'autore. The Green Inferno è un film che amo particolarmente proprio perché mi rimanda a tutta una serie di opere cannibaliche di questo genere italiano, durato pochi anni ma che ha sfornato dei veri e propri capolavori di genere e film che hanno cambiato il modo di fare cinema a livello internazionale. Cannibal Holocaust su tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, via, diciamolo, ricordatevi di sostenere questo progetto, ovvero Ivan Please Cinema, mettendo un bel segui a questo canale, permettendovi di fare nuovi e nuovi contenuti, e come sempre vi ricordo il magico triplete di condivisione, commento, like, che aiuta me, grazie a voi, ad aumentare appunto il giro di follower e quindi a portarvi più contenuti. Grazie ancora per avermi seguito, noi ci vediamo settimana prossima con l'ultimissimo video dedicato ad Eli Roth, e alla prossima, ciao ciao!